Giusy, che emozione è per te questo riconoscimento importante per un'arte, quella del videoclip, insomma, che spesso viene sottovalutata, invece è un modo di fruire la musica molto importante? Io dico che è decisamente molto molto importante, di questo devo ringraziare Fabrizio Maria Cortese che ha realizzato questo video molto bello, anche essenziale, di Il meglio di te, perché rappresenta le immagini del film stesso e perché mi ha dato l'opportunità di scrivere un brano che parla di perdono, che è un messaggio comunque decisamente molto molto importante. E vede me al pianoforte in quanto autrice sia nel testo che la musica del brano stesso, mi ha appassionato leggere appunto la sceneggiatura per ricavarne poi appunto questo risultato. Fabrizio Maria Cortese ha realizzato un bellissimo videoclip e invece per quanto riguarda il progetto Bloom che abbiamo avuto l'opportunità di presentare in anteprima Mai Più, è un altro brano che ho scritto con i miei compagni di viaggio, appunto Roberta Raschellà, Max Zanotti e Alessandro Ducoli, ed è una canzone che parla di una vita che bisogna viverla senza rimpianti, in quanto siamo tutti un po' in questo passaggio, se così si può dire, breve, e non a caso il videoclip che è stato realizzato da Andrea Giacomini, Von Giaco, che ha comunque supportato tutto il progetto Bloom, e questo è il quarto videoclip. È riuscito ad esprimere appunto grazie a queste immagini, anche in questo caso molto essenziali, la presenza di bimbi e anche la nostra presenza di musicisti come se fossimo dei fantasmi della villa. Questo fa capire quanto il tempo sia prezioso e quanto sia importante cercare di raggiungere il più possibile i propri scopi, i propri desideri, i propri obiettivi e soprattutto di non perdere tempo. Giusy, sei una grandissima artista, ma che significa per te coniugare musica e cinema? Coniugare musica e cinema, sai, per me è stato un regalo bellissimo e soprattutto un desiderio molto molto importante che avevo nel cassetto e desideravo veramente da tanto tempo che un regista mi chiamasse per scrivere un brano per il suo film e questo è accaduto. E infatti non finirò di essere grata a Fabrizio Maria Cortese per aver avuto fiducia in me. Ricordo ancora questa bellissima telefonata e devo dire che è un modo per poter unire delle energie, appunto mondo della musica, mondo del cinema. E in questo caso è stato al contrario di come solitamente si lavora alla realizzazione dei videoclip, perché un regista di solito lavora a un videoclip su un testo. Invece in questo caso io ho scritto una canzone leggendo una sceneggiatura e vedendo anche anticipatamente anche le immagini e gli attori e il film che mi hanno fatto appassionare a tutta la storia. Per cui è un bellissimo legame. È un po' come quando noi pensiamo, è più bello leggere un libro oppure vedere il film del libro stesso o il contrario. Sono tutte e due cose decisamente molto molto appassionanti, in quanto se non abbiamo mai visto il film, non è mai stato realizzato, ma leggiamo il libro stesso, ci dà la possibilità di farci un sacco di immagini, delle visioni, ci dà tantissime influenze. E poi invece quando hai modo di vedere quello che si realizza dietro la macchina da presa e racconta tutta quella storia, devo dire che è parecchio affascinante. Senti, ormai fai parte dei Bloom. Come mai questa svolta rock? E poi ti chiedo se ti piacerebbe partecipare in gara a Sanremo con loro oppure da solista? Allora, in realtà non è una svolta, in realtà ho realizzato, diciamo, quello che facevo da ragazzina ai miei esordi quando ho iniziato ad approcciare con la musica. Avevo bisogno di scaricare, di sfogare questo lato mio creativo e questa modalità di scrittura che è un po' meno pop, forse un po' meno sintetico e si affrontano magari degli argomenti un attimino un po' più riflessivi e forse anche per questo magari anche un po' meno radiofonico sotto un certo aspetto, forse anche per via dei colori, dei suoni, degli arrangiamenti un po' più ricercati.
Lo desideravo tantissimo e infatti non vuol dire per me abbandonare il mio percorso da solista, del quale sono effettivamente parecchio molto grata, anche perché l'ho sempre definito un grandissimo valore aggiunto che mi ha dato l'opportunità di poter interpretare anche brani di importanti cantautori che hanno scritto per me. Però non avevo voglia di lasciare da parte tutto quello che alla fine di viscerale è sempre stato dentro di me, e ho pensato, siccome diciamo nei miei album ho sempre inserito qualcosa di mio un po' stravagante, è rimasto sempre un po' in sordina, ho detto ok, adesso invece forse è il caso di realizzare una bella band con dei compagni di viaggio meravigliosi, appunto come Max, Roberta e Alessandro. E insomma, per me è un modo per esprimermi anche sotto questo profilo. Niente Sanremo, quindi. Ah, Sanremo, ma guarda, devo essere sincera, io adesso è uscito l'album, ma un mio grande sogno era portare Mai Più a Sanremo, ma già dall'anno scorso. Per cui, però alla fine si è optato per far uscire direttamente tutto l'album Hangover, come si suole fare solitamente nei percorsi alternative rock, che non è come il pop che si danno gli assaggini di singoli, ma si voleva far capire subito il progetto, e allora si è optato per questo tipo di decisione e di percorso. Chissà in futuro, adesso abbiamo esposto questa prima parte creativa, e bisogna vedere insomma se è un genere che va bene per quel palco, perché ultimamente sento la cassa in quattro sempre, e direi che il progetto Bloom è totalmente al di fuori della cassa in quattro, ma è molto arzigogolato dal punto di vista delle ritmiche.